E ciao drifters, benvenuti a un nuovo video qui sul canale di Virtual Drifting Italia. Come potete vedere alle mie spalle c'è l'officina Lem Garage di Villa Franca Verona, perché oggi siamo all'episodio numero 5 del Mazda RX8 Project. Sono arrivati un sacco di pezzi che li ho già scaricati, adesso voglio farveli vedere per ovviamente il progetto della Mazda. E poi andremo a iniziare finalmente i primi tagli del telaio per incominciare a capire gli ingombri, capire come realizzare la bull bar anteriore e andare ad allocare ovviamente l'UZ, il motore che è stato acquistato apposta per quest'auto. Adesso entriamo, vi faccio vedere primi pezzi e poi andiamo a tagliare l'auto. C'è un po' di confusione, ma adesso vi faccio vedere tutti i pezzi uno a uno. Qua c'è ovviamente l'UZ e qui ci sono alcuni pezzi fondamentali per motore, cambio e altre piccole cosette. Partiamo con il primo pezzo da un'azienda molto famosa, Wisefab. Questo praticamente non è il kit che si vede in foto, anche perché questo lo prenderemo ma più avanti, ma uno dei tanti pezzi che viene venduto assieme al kit è questo pezzo qua. È praticamente una sorta di dima realizzata in acciaio che viene installata sulla culla originale dell'RX8 per poter andare a installare, come lo dice qui, lo steering rack, quindi la scatola dello sterzo di un BMW sulla culla originale RX8. Qui ci sarà da fare un po' di tagli, un po' di saldature, però questo pezzo è stato fondamentale perché la scatola dello sterzo, che è lì, delle 46, che ho già acquistato, finirà subito su praticamente la sua culla originale che ho già acquistato con la guida lato sinistra. Questa qui deriva da un RX8 italiana, cosa che invece al momento l'RX8 ha la guida destra. E intanto che ci siamo vi faccio già vedere ovviamente la scatola dello sterzo E46 targhetta oro, che ho già provveduto ad acquistare. In realtà la monto già sul BMW, non è assolutamente male, ma sto facendo dei test, quindi probabilmente questa verrà sostituita con forse quella di un E36 o di un E46 di modelli diciamo inferiori, perché l'ho provata, è un po' rigida, non è una questione di olio ma è una questione proprio di giri, di meccanica interna. E questi sono gli attacchi che ovviamente sulla culla originale dell'RX8 non sono compatibili, e quindi con questa sorta di relocation kit poi verranno installati appunto qui. Passiamo al prossimo pezzo, e dato che sappiamo che l'RX8 verrà fuori un Frankenstein, ecco qui la flangia di adattamento per l'1Z, quel motore là, V8 Toyota da 4 litri, con il cambio BMW, che è un cambio BMW dell'E46 versione diesel, il 330, quindi il più grande, che dovrebbe reggere possibilmente più coppia che riusciamo a tirar fuori. Il cambio è qua dentro, il scatolone di Autodoc, non lo tiro fuori perché è veramente pesante, vi lascio qua sopra una foto d'esempio. Questo pezzo è praticamente la flange che permetterà di attaccare il cambio BMW al motore. Realizzata in CNC da PMC, dalla Polonia, veramente un pezzo splendido. È in alluminio, molto molto leggera, ma fondamentale, ovviamente venduta con le sue viti per poter unire i due pezzi. Parlando di motore, parlando di cambio, ovviamente non possiamo che parlare dei supporti motore. Eccoli qui, supporti motore per l'1UZ con lo snodo. Questa qua è la piastrina che andrà a appoggiarsi sul monoblocco, e questa invece è quella che verrà posizionata o sulla culla o sul telaio. E soprattutto avendo questo snodo poi potremo capire anche l'inclinazione, posizionarlo più in alto o più in basso. Questo è un pezzo che è stato realizzato a mano dall'America, tra l'altro vi avevo lasciato un sondaggio su Instagram, pochissimi di voi hanno indovinato che cosa fosse. Ovviamente c'è anche l'altro pezzo, e questo qui è un pezzo molto molto comodo, più di avere un supporto motore rigido, quindi con questo snodo sarà decisamente più facile trovare la posizione giusta per l'UZ dentro il vano motore dell'RX8. La bull bar realizzata in ferro, presa dal sito MMG Motorsport, veramente un ottimo pezzo che ovviamente finirà
nella parte posteriore dell'auto, e qui ci sono già le sue piastrine che verranno praticamente saldate e poi imbullonate qui con le altre piastrine già pronte sulla bull bar. Un ottimo prodotto, anche perché è già praticamente pronta e conforme con gli standard e le dimensioni della tanica della benzina, che o finirà qua dentro, quindi sarà una sorta di gabbia di sicurezza, oppure finirà circa sopra il differenziale, quindi dietro al roll cage dell'auto. Passando al prossimo pezzo, così andiamo verso l'interno dell'auto, ho preso un altro volante a semicalice, che è praticamente simile se non identico a quello che ho sul BMW, molto molto carino. Adesso cercherò di trovare qua l'iconcina con la logo del Mazda per il clacson, molto molto bello. Tre razze, veramente fatto bene, è della marca della CRM Sport, lo trovate sul sito Rally Shop. Prezzo accettabile, siamo sotto nei 105-106 euro di volante, quindi niente di incredibile, ma la cosa figa è che dopo, non appena riuscirò, faremo qui la personalizzazione al laser con il logo VDI e anche la scritta del mio nome e cognome qua sull'altra razza. E per concludere per ora i pezzi che finiranno all'interno, abbiamo qui una stupenda pompa della Wilwood che è già preparata con il reservoir, quindi la sua tanichetta per l'olio, perché ovviamente ci sarà l'impianto con doppia pinza sul posteriore, e abbinato a questa ovviamente ci sarà anche la leva del freno a mano. Qui l'azienda YDC Shop ha creduto in me e mi ha supportato fornendomi una personalizzazione con una stampa laser del logo VD. Il risultato è veramente stupendo, veramente bellissimo. E qui ovviamente ci sarà la pompa di Wilwood che vi ho fatto vedere. Parlando di interni, tra l'altro manca ancora la leva del cambio, che alla fine ho optato per la marca IRP, davvero un ottimo prodotto, però deve ancora arrivare, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale che nei prossimi video vi farò anche vedere i prossimi pezzi che arriveranno. E un altro pezzo molto molto importante sarà invece il piantone dello sterzo, che sarà una chicca incredibile perché sarà in carbonio. Quindi non vedo l'ora di farvelo vedere, purtroppo non ce n'è ancora, e diciamo che con quei pezzi siamo quasi al completo. Ovviamente mancherà il sedile, ma per questioni di omologazione non andrò a acquistarlo subito, quindi ne utilizzeremo uno di prova usato, che tanto non ci importa più di tanto. Ecco qui un altro pezzo incredibilmente importante, il radiatore dell'acqua. Abbiamo optato alla fine per un Mishimoto, adesso vi faccio vedere subito il motivo per il quale abbiamo optato per questo radiatore, che tra l'altro è uno dei più grandi preso sul sito FMIC. E inoltre ovviamente per una questione di ingombri il radiatore dell'acqua verrà posizionato nel baule dell'auto, anche perché ovviamente sarà fondamentale proteggerlo da possibili urti, quindi tenendolo nel baule questo bestione gli arriverà sufficientemente aria dall'aerodinamica dell'auto, perché il lunotto dietro verrà tolto, e quindi posizionandolo diciamo inclinato, qualcosa del genere, con dei convogliatori l'aria sarà sufficiente a raffreddare tutta l'acqua che ci sarà dentro. Passiamo infine a uno degli ultimissimi pezzi, eccolo qui il radiatore dell'olio FMIC Pro, un ottimo prodotto, anche questo ovviamente radiatore maggiorato rispetto a quello originale, in conformazione diversa che adesso vi faccio vedere, con gli attacchi tutti e due dalla stessa parte, sempre per un discorso di pulizia poi delle varie tubazioni dell'auto. Dato che facevano comodo, anche un po' di lamiere portate a casa per iniziare a capire dove andare a tappare tutti i buchi a telaio, quindi anche queste non sembra, ma saranno utilissime. Ed ecco qui invece l'altro pezzo di carrozzeria importantissimo, ovvero il paraurti anteriore
dell'RX8. Forse non vi sembra molto familiare, in realtà questo l'ho comprato assolutamente in concessionario Mazda, quindi è originale e infatti ha anche i fori per i suoi spruzzini per pulire i fanali, che ovviamente verranno stuccati e sistemati. Questo però ovviamente non è il parafango che siete soliti a vedere su tutte le RX8 d'Italia, perché è dello R-Style, che non è mai arrivato. Come vedete ha una bocca sotto decisamente più grande, con prese d'aria decisamente maggiorate. Questo sarà estremamente utile per far entrare più aria nel vano motore. Ovviamente è in plastica, che per ora va bene, poi vedremo se realizzarne una versione, una copia in vetroresina. Ma il vero motivo è come mai ho portato a casa questo paraurti, oltre al fatto che è una questione estetica, perché trovo decisamente più bella quest'auto con questo paraurti rispetto a quello originale, ma spoiler spoilerone, ovviamente l'auto sarà fatta Rocket Bunny. Può essere installato solo, purtroppo, sulla versione restyle dell'RX8, che è uscita dal 2008 fino al 2012, quindi ho dovuto per forza di cose ordinare in Mazda questo specifico paraurti, che arriveranno anche assieme i due parafanghi anteriori, altrimenti purtroppo il body kit diventa un po' difficile da installare. In più abbiamo guadagnato un RX8, un frontale molto più aggressivo. E infatti, parlando di Rocket Bunny, ecco qui l'estensione del parafango posteriore, questo del lato sinistro, che sarà fondamentale per poter andare a tagliare il telaio, così da avere sufficiente spazio per poter alloggiare ovviamente i cerchi lì sotto. Praticamente tutti i pezzi che sono arrivati ve li ho fatti vedere, ora possiamo passare a tagliare il telaio dell'auto. Ciao Mattia, dimmi. Ciao Luca, come va? Tutto a posto, dimmi pure. Quando hai un minuto, se puoi passare dall'officina, che devo farti vedere delle cose. C'è qualche problema? Sì, qualche grosso problema sull'RX8.